cosa questi giovani possono fare nel percorso per la giustizia e nel percorso per la legalità, seguendo l'immagine di Don Tonino. Valentina, te lo ricordo con un passaggio, questo grande vescovo che questa chiesa di Puglia ha avuto, un grande vescovo. Certo, le cose che diceva erano scomode, e quando lui parlava di pace c'erano uomini della chiesa ufficiale in quegli anni e uomini anche della politica in Italia che gli ridevano dietro, che lo attaccavano perché diceva parole che erano scomode e pesanti, perché la verità è sempre scomoda. Ma Tonino Bello, già malato di cancro, contro il parere dei medici, era andato a Sarajevo per chiedere all'ONU di intervenire per evitare quella strage che c'è stata. Poi dopo sono andati tutti dopo, ma dopo bisognava andare subito a cercare di costruire dei percorsi che non sono facili, nessuno vuole semplificare. E tornando da Sarajevo con Monsignor Bettazzi, con 500 beati custodi di pace, già malato, lui scrisse una pagina memorabile che tu conosci, e in questa pagina a un certo punto, tra le altre cose, scrive, e lo affida a noi, di non essere i notai dello status quo, ma i profeti dell'aurora. Non dobbiamo accontentarci di quello che stiamo facendo, che è importante, ma dobbiamo essere tutti profeti dell'aurora. E capisci che il profeta non è quello che indovina il futuro, ma il vero profeta è quello che legge il presente e che in questo presente si sporca le mani. Don Tonino, uomo di fede, fino in fondo, anche quando ha affrontato il mistero estremo della sofferenza. Santa Maria, Vergine della notte, noi ti imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore e sibila il vento della disperazione. Liberaci dai brividi delle tenebre. Anzi, se nei momenti dell'oscurità ti metterai vicino a noi, Vergine dell'Avvento, le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto e sveglieremo insieme l'aurora. Così sia. Caro Don Tonino, stanotte i missili hanno ricominciato la loro opera di distruzione e di morte in Iraq. Sembra del tutto fallito ogni tentativo di pace. Ora vorremmo averti vicino. Chi ti ha conosciuto racconta che tu sapevi parlare al cuore degli uomini. Davi a ciascuno la certezza di essere unico per te. Forse questo tuo talento manca agli uomini d'oggi. Relazionarsi agli altri è il vero fondamento della pace. Noi proseguiremo col tuo esempio, andando oltre lo scoramento di questi momenti, e alla fine faremo germogliare il seme che hai gettato.